Sì, prima di tutto dobbiamo dire tranquillizzare un attimo le persone perché dal punto di vista sanitario non c'è una vera emergenza in questo momento. Cioè è vero che i numeri sono un po' più alti di come erano prima, ci sono più alti, però non stiamo vedendo una escalation, una rapida crescita dei contagi, per cui insomma possiamo essere tutti un pochino più tranquilli e dobbiamo riaprire le scuole perché la situazione sanitaria permette di farlo. Le regole da seguire sono cambiare spessissimo l'aria all'interno delle classi, quindi evitare di tenere le finestre chiuse. In questo periodo, tra l'altro, fa caldo, si può tenere le finestre aperte tutto il tempo. Usare la mascherina, io avrei onestamente tenuto la mascherina Grazie. anche in seduta ai banchi, però è stato deciso di no, però almeno tutte le volte che ci si sposta. E per il resto io credo che la strada per uscire dal tunnel sarà l'utilizzo dei test rapidi che permetteranno di testare appunto gli studenti, i docenti in maniera continua e puntuale. Devo dire che ieri il rettore dell'Università di Padova mi ha detto che ha deciso di utilizzarli per noi docenti, quindi è un passo importante in questa Avanti. direzione. E questo mi sembra anche un buon, come dire, lascito per chi è in campagna elettorale sulle regioni, perché su questo sono, oltre al governo centrale naturalmente, sono anche le regioni su questa attività di testing, di testi rapidi che devono dare una mano. Ci dobbiamo fermare.